E ritorniamo in diretta qui dal nuovo May di Faenza, anno 2015, anno Domini 2015, caro Slavitz. Ennesima intervista di cui ringraziamo ancora la Sonica Records, perché ci sta veramente riempiendo la giornata, quindi questa cosa ci piace tantissimo. Adesso, dopo aver fatto chiacchierata con i Morgana, con il polistrumentista Simone Vignola, con foto, con gli Amore e quant'altro, andiamo finalmente anche una gentil donzella, ovviamente accompagnata da un altro artista, il Vaso di Pandora. Eccoci qua. Ciao. Ciao. Dalla gentil dato dell'artista. Un altro. Che bel pezzo d'artista che ci abbiamo qua. Ah, così ti piace. Allora, Vaso di Pandora, partiamo con te. Dimmi tutto, chi sei? Io sono Antonella, la voce del Vaso di Pandora. Lui è Francesco, la batteria del Vaso di Pandora. Sì. Esistiamo da un po' di tempo, abbiamo cambiato tanti musicisti perché così ci piace. È arrivato il nostro nuovo bassista, tra perfetto. Allora, ciao. Ciao Giambattista, o Giambassista per gli Gian amici. Giambattista, aspetta, allora scaliamo un pochino in qua, che così è perfetto. Entra anche Giambattista, sennò poi lo teniamo. Anche il nostro chitarrista. Il chitarrista però. Il chitarrista, allora facciamo una cosa, il chitarrista lo mettiamo di qua. Tanto lui si vede lo stesso. Siamo arrivati tutti. Allora, veniamo di qua, così sto in mezzo tra le due parti. Eccoci, stiamo bene, sì, stiamo bellissimi. Scusami, dicevamo. Notate intanto la pausa nicotina che stiamo facendo. Io non fumo queste cose. Preparo la voce per il live. Hai ragione, devi prepararti. Dicevamo, che ci fate qui innanzitutto? In teoria alle 11.10 suoniamo in piazza o via Cavour? In via Cavour, alle ore 23.10. Perfetto. E in pratica pure, no? In pratica pare che comunque ci piazzano lì e suoniamo. Quindi state lì oggi, anche domani? No, solo stasera. Quindi dovete correre. Dobbiamo correre, cioè abbiamo tempo, andare stasera. Saremo lì. E voi, infatti, ti volevo chiedere prima, mancavano due elementi, sono arrivati, che sono questi che vedi nella copertina. No. Vedi, infatti, lui non gli somiglia molto. Ma infatti io, ti giuro, guarda, io ci sto, perché ho pensato che c'è un disegno. Aspetta, facciamo capire un attimo. La copertina, sono qua, hai messo a fuoco? Perfetto, vedi, quando mette a fuoco è bellissimo. Perché non capivo il gioco delle fotografie, allora ho detto magari... A noi piace fare i dischi e poi cambiare i musicisti. Ah, ho capito, quindi tu sei l'imbucato, sei imbucato. Sei imbucata la festa. Ok, questo è l'album numero? 2. Due, prima c'era tutta un'altra squadra, immagino. Sì, assolutamente. Allora, noi siamo la costante, io e il batterista siamo la costante. Gli altri roteano, vanno via, tornano. Ma li cacciate o no? Si cacciano da soli. Ah. Che siamo troppo robi, coglioni, io non lo so, motivo ci sarà. Ma da quant'è che sono insieme voi due? Io e lei dal 2002. Diciamo che ho 13 anni insieme. Ah, hai ragione, no, infatti ti stavo facendo parlare senza microfono. Per chi non l'avesse capito, sono insieme dal 2002, loro due. Questi qua oggi ci sono, domani non si sa. No, sto scherzando. Noi siamo dal punto di vista artistico carichi e motivati. Stasera questa è la formazione Giambattista. Punto esclamante. Giambassista. Ci sarebbe anche un secondo chitarrista, però l'abbiamo perso. Ah, quindi insomma, ogni volta speriamo che arrivi stasera alle 11.10. Va bene. Quindi dicevamo, secondo album, il primo com'era andato? Innanzitutto il primo di quanto tempo fa è? Perché magari è passato un po' di tempo. Nel 2012 è uscito. Il primo si chiamava Psicosi di una donna curiosa. Perché a noi i titoli non ci piacciono facili. Sì, perché ricordiamo che anche quest'ultimo, Massacri per diletto, l'abbiamo fatto apposta perché sapevamo che tutti qua avevate la R moscia. Allora ve l'abbiamo fatta apposta. Hai ragione. Allora, tornando a noi, lei è la cantante. I testi che li scrive così? Sempre io. Ah, sempre la cantante. Faccio tutto io. Arrangia anche? No. No, non esageriamo. Da quanto tempo siete con l'Era Sonica Records? Da marzo? Ah, una cosa abbastanza recente. Sì. E al Main quante volte, partecipazioni contate? Questa è la prima. Ah sì? Quindi siete proprio dei neofiti del Main. Sì. Questa aprirà la strada per diciamo concerti per il palco principale. Certo, e non solo al May. Certamente, perché voi come serate, come siete messi? Concerti? Ecco. Malissimo. No, adesso non ci stiamo neanche sbattendo più di tanto, eravamo in promozione col disco. Adesso la prossima sarà a dicembre a Bologna, al Circoli Palmasì, il 12. Sì. E poi vediamo nell'anno nuovo, ci auguriamo che...
ci sia una serie di concerti. Voi siete comunque di Bologna, giusto? Sì, sì, noi siamo. Io sono di Bologna, loro abitano a Bologna. Ah, voi di dove siete? Siamo tutti sudici. Tutti sudici, ma noi, ma sai che noi siamo una radio di Treviso, Treviso Sud, però perché, ah, no, sì. Perché no, perché Saiuz è di origini napoletane, cioè è napoletano. Io chi te l'ha detto? No, no, io non è vero, io sono un po' un ibrido, cioè non lo so, non ho ancora capito. Nato a Modena, ma anch'io di origini napoletane, quindi. Ah sì, che bello, insomma. Sei un bolo, l'unico bolo, sei, alla fine sei tu l'escluso. No, escluso. Tanto sono venuti tutti a casa mia, però. Bravi, però mangiamo a spese tue poi. Hai capito? E quello è così. Ma da me si mangia bene, però. Si mangia bene, effettivamente si mangia. Vedi sai com'è, lui non parla molto, però. No, ma quello che si fa capire. Il sorriso si fa capire. Esatto. Allora, scusa, tornando un attimino a voi, che poi parliamo, poi non analizziamo effettivamente il vostro album. Io non vi conosco, quindi voi cosa suonate? Io canto, lui fa la batteria. La faccio proprio. Io suono il citofono. Basso e chitarra. Lui campanelli. Basso e chitarra, facciamo rock, non ti so dire che tipo di rock. Siamo cattivi, questo si può dire, la matrice è quella, è della cattiveria e della confusione. Quindi se vi incuriositi venite a sentirci alle 11.10 sempre in via E.O. Piazza Cavour. Ho capito. Quindi mi raccomando, questa sera Saiuz, se non ci sono io, se non ci sei tu, mandiamo lui, il nostro valido collaboratore. Sì, c'è, guarda, veramente, è un'offesa. È mortale, vero, eh. Esatto. Non era dialetto bolognese questo, lo sì, voglio dire. Sì, no, caso. L'ho tentato di camuffare. adesso fa il finto veneto. Allora, per quello che riguarda invece il seguito, parlavamo prima dei concerti, eccetera, però c'è anche un seguito, come ben sappiamo, meno, diciamo, diretto, anzi forse più diretto, ma meno sul territorio, che cioè sono i social, no? Certo. Su Twitter, eccetera. Certo. Chi li segue, come li segue, se ce l'avete? Allora, no, noi abbiamo chiaramente, certo, su Facebook, diciamo anche la pagina. Certo, il Vaso di Pandora Bologna, sì. Il sito ilvasodipandoraband.com, su Facebook chiocciola il Vadipa. Sì. Twitter. Ma soprattutto è Twitter che per noi è un punto focale della nostra attività musicale. Non sappiamo neanche come dillo che non lo sappiamo. Sì, sì, lo stavo dicendo, non sappiamo neanche come accederci, civici. Comunque sì. No, va bene, ce l'abbiamo perché bisogna averlo. Cioè, no, perché lì sta cosa cercando di mettere like ai commenti. Capito. Non c'è. No, ho capito. No, comunque il Facebook fondamentalmente, certo, è quello che più, esatto, utilizziamo. Quindi, Vaso di Pandora Bologna. Il Vaso di Pandora Bologna, esatto, sì. No, ricordiamolo perché ci tengo a sottolineare questa cosa, soprattutto per me, perché adesso faremo questa chiacchierata, anche la foto che faremo, oltre all'intervista che verrà messa sul podcast, eccetera, vorremmo anche metterla sulla vostra pagina. Certo. Nel senso che così, per un po', se vi va, così ci va, ci va. Intasiamo la pagina. Ci va, ci va, ci va. Questa roba, no. È ufficiale. E quindi anche per metterlo, quello che va tanto di moda, l'hashtag, metterlo corretto, perché sai, Vaso di Pandora può uscire fuori veramente il mondo. L'hashtag. L'hashtag. Ah, ok. Quello di Twitter, vero? Aspetta, sai, mi ha detto qualcosa, ma non arriva. Non è una parolaccia, sì, però sembra. Me l'hanno venduta così. Però no? Sembra. E quindi noi di Radio Saiuz abbiamo anche noi i nostri social, come mai tutti. Chiaro. Praticamente. E oltre a mettere il nostro like per tenerci anche in contatto, vedremo anche appunto di mettere questa foto che faremo ai voi e il video che verrà. Bene. Fatto in settimana, cioè assemblati anzi in settimana. A proposito di video, scusa se ti interrompo, figurati. Martedì esce il nostro nuovo video. Cavolo, me lo dici adesso? No, te lo dico sì adesso, okay. Per fortuna che mi è venuto in mente, me lo stavo scordando. Esatto. No, sarà il video per la regia di Oscar Serio, sì? È del brano di apertura del nostro disco che si chiama L'Era del Sì. E uscirà appunto martedì, sì. Speriamo che faccia tante visualizzazioni, perché tanto adesso sì. È quello che conta, fare le visualizzazioni. Purtroppo, senti, purtroppo la Z bolognese, che bella, bellissima. Esatto. E, perfetto. Una cosa che non vi ho detto a proposito dei contatti, della chiacchierata che noi facciamo all'interno di Radio Saiuz, quando volete, visto che poi adesso ci terremo in contatto con le pagine, tutto l'ambaradà, il mare magno della rete, noi tutti i lunedì andiamo in onda e intervistiamo per circa un'oretta e mezza degli artisti come voi, e adesso
calendario è pieno ovviamente per tutto ottobre, ma da novembre dovremmo avere qualche spazio. Bene. Volendo possiamo fare una bella chiacchierata in cui, come dicevo, pur la regia essendo a Treviso, io abito a Modena, gli altri collaboratori e anche lo speaker principale Gianluca, che lo saluto, che oggi non è qui, siamo di tutte altre città, riusciamo lo stesso a fare delle dirette mediante la sua regia e Skype. Perfetto. Se voi da casa o comunque vi trovate in un unico posto, potete tranquillamente, molto volentieri, possiamo fare una chiacchierata come certo, questa. Certo. Quindi magari se ci contattate sul Facebook o sul sito Radio Skype, certo, senz'altro. E così la ragazza, che la Priscilla, come? No, noi siamo sempre in diretta, non ci fermiamo mai. No, lo so, infatti, ma tutti li guardano, sono lì, sono incollati. Se tu provi a prendere non si stacca. Sono qui. Ci ho pensato, proprio penso, quello che mi sono costato, ho detto no, facciamoli solo vedere. Beh, sono un'ottima idea. No, scherzo a parte. No, quindi ragazzi, io vi ringrazio di questa chiacchierata. Spero di mantenere i contatti specialmente sulle dirette. Certo. E mi raccomando, il vaso di Pandora, massacri per diletto. Esatto. Questa cosa qui non vedo l'ora di ascoltarmela, perché guarda, bene, anche stasera. Ragazzi, grazie ancora. Grazie. Grazie mille. Grazie ancora. Enchanté, dicono a Parigi. Facciamo solo una foto. Facciamo, no, lo scavo, questa è già scavo. Aspetta, metto solo la. Sì. A posto, ragazzi, grazie. Solo perché